Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di una nuova settimana. Vado a fare il primo ritiro, che poi sarebbe il secondo, e vi spiego tutta l'organizzazione di questa settimana, perlomeno per la salita. Mentre sono sotto ribalta, vi spiego un attimo il programma di questa settimana, perlomeno per la salita, ovvero ho fatto già un carico venerdì mattina a Pomezia, che poi sarà penultimo. Questo carico che sto facendo adesso sarà il primo, e l'ultimo che andrò a fare a Viterbo sarà l'ultimo. Quindi una volta arrivato a Viterbo dovrò scaricare tutto e poi rimettere tutto a giro. Sono le 10 di mattina, ho iniziato tardi, proprio da orario non d'ufficio, da comune. La settimana passata è stata una settimana corta, ma tra virgolette per fortuna, perché sono stato male con l'influenza intestinale e ho passato il weekend tra medicine, bagno e tutto stordito. Oggi mi sento meglio, quindi speriamo che questa settimana continui così. Che poi, pensandoci, in teoria dovrebbe rimanere ancora spazio anche per qualche altro pedano forse, quindi c'è una possibilità di fare anche un quarto ritiro. Comunque, iniziamo. Devo ringraziare Giovanni, magazziniere qui a Ronciglione, che ogni volta si presta a darmi una mano quando ne ho bisogno per scambiare il carico. Non è dovuto, è un piacere che mi fa e io ogni volta lo ringrazio perché mi agevola tante tante di quelle volte, e è tanto tanto, è veramente una salvezza in alcuni viaggi. Un'altra cosa da dire importantissima: lui deve andare in pausa a mezzogiorno e mezza, invece ecco, è l'una e stava lì ad aiutarmi, cioè, senza parole. C'è ancora qualcuno che ti aiuta? Ovviamente l'aiuto poi è ricambiato, perché tante volte quando stanno loro impicciati mi metto io a caricare, anzi sempre, mi metto io a caricare il camion, non è che sto in cabina, aspetto. Quindi è un dare avere, come tutte le cose, e io di questo ne sono a favore. Comunque, ora abbiamo ancora un po' di spazio per l'eventuale, come già detto prima, quarto ritiro, che però si farà a zona nord Italia. Non è niente di sicuro, che è probabile che le prese siano finite qui, però nel caso ci fosse una quarta occasione, siamo pronti anche per quello. Arrivato qui anche a Cantagallo a fare i 30 minuti di pausa, vetri lerci perché ha smesso adesso di piovere e c'è il sole, ci sono 15 gradi. Vabbè, comunque proseguo e ancora non ho avuto notizie dall'ufficio se devo fare qualche passaggio prima di andare in Francia. Alla fine ho deciso di fare le 9 ore di guida, non sfruttare la decima, perché sto a Milano. Quindi allora, con le 10 ore avrei superato Milano e avrei trovato sicuramente posto dopo Milano, dopo la tangenziale, ok? E l'obiettivo era di arrivare a Greggio. Al casello c'è un'area di parcheggio, c'è l'Eurospin, comunque c'è posto. Invece qui ho provato a entrare quando mi stanno per finire le 9 ore sulla tangenziale di Milano, a un'area di servizio, e ho trovato posto. Quindi ho detto: mi fermo qua. Sono le 8 e mezza quando mi sono fermato. Così domani mattina alle 7 e mezza, orario giusto per partire, mi... Lascio Milano per prendere la 4 direzione Torino e prima faccio uno stop a Greggio, quello che poi volevo fare ieri, perché devo passare all'Eurospin. Mi sono accorto che mi sono dimenticato di comprare, come ogni settimana, qualcosa dalla spesa che faccio di solito, tra cui il sapone per i piatti. Vorrei prendere anche un pacco di pasta e qualcos'altro così da mangiare. Eccomi qui all'Eurospin di Greggio. Intanto mi faccio il quarto d'ora e mi vado a prendere le cose che mi sono scordato. Ok, adesso vado a prendere di nuovo l'autostrada, ma riesco subito a Carrisio per fare gasolio all'IDS, perché adesso è un messaggio sul gruppo di lavoro che in Francia, a quanto pare, ancora non si è capito bene, però forse c'è un altro sciopero delle raffinerie o
qualche altro sciopero che comunque va a comportare dei problemi con i rifornimenti. Ora, evitando di trovarci senza gasolio poi una volta in Francia, intanto facciamo il pieno prima di entrare, che è sicuro che qui lo facciamo almeno. Un attimo, farei retromarcia perché hanno fatto un distributore che ha paura di toccare qualcosa. Quindi facciamo un retromarcia e riusciamo a come siamo entrati. Bene, ora prossimo stop in cima al traforo del Monte Bianco. Entrato in Francia e sto aspettando di finire, manca un minuto, la mezz'ora di pausa, così poi potrò proseguire. Ho mangiato, pranzato nel frattempo e mi sono letto anche l'articolo su Uomini e Trasporti che mi hanno chiamato per fare un piccolo pensiero sulle aree di disservizio, così l'hanno chiamate in Italia, e la differenza che c'è magari in Europa. Quindi magari ve lo consiglio anche di andare a leggere, che ci sono anche altri dati e altre testimonianze molto interessanti. Ora mi trovo sull'A79, ovvero dopo l'N79, che collega Mâcon con Moulins, ok? Questa autostrada ha una piccola particolarità, in pratica non ci sono più i caselli, le barriere, ma il pedaggio è pagato tramite sensori, con il telepass ovviamente, messi in alto, quindi tu una volta che fai un passaggio senti suonare il telepass. È finita pure oggi. Ho trovato posto qui all'area di servizio sulla 77, quindi adesso mi do una sistemata, scrivo le solite cose sui fogli di viaggio e poi mi preparo qualcosa per cena. Pasta in bianco perché con lo stomaco ho visto che ancora non sto al 100% benissimo. Arrivato dal primo cliente, ovviamente ci sono due magazzini e a me hanno dato l'indirizzo errato, però a distanza di 1 chilometro, quindi poco male. Adesso sono entrato nello stabilimento, quello giusto, e vado a vedere se mi scarino, perché l'appuntamento è alle 8 e sono le 7:20, però non credo che mi facciano attendere. E questi? Pure qua i trattori devono rompere. Ora sono uscito anche dall'autostrada, dall'A85, l'ultima che ho fatto. Mi sono rimasti circa 70 km tra nazionali e dipartimentali. Sono 70 km, quindi un'oretta 10, così più o meno. Dovrei essere all'arrivo al secondo cliente, che non fanno pausa pranzo, quindi dovrei arrivare e scaricare in teoria. In teoria, in pratica, vediamo. Anche questa è stata fatta e quindi usciamo. Piccolo aneddoto, così, che soltanto non mi frega niente, però io mangio le merendine di questa azienda, ok? E io ci sto portando la materia prima, la cioccolata, la nocciola. Quindi un appello a questa azienda: quando fate ste merendine, però sono buone, però metticelo un po' più di cioccolato, perché ve lo porto, quindi, cioè, non è che ve manca, ve lo porto io, quindi lo so che ci sta. Mettetecelo.
deciso di buttarla giù e basta. Così come si deve. Anche il terzo è stato fatto. Tolgo le quattro frecce perché non mi servono più. Ho fatto un attimo una manovra perché ho sbagliato strada e sono andato a girare in mezzo a un incrocio piccolo, tanto è poco trafficato questo tratto e sto tornando indietro. Comunque adesso ci danno l'ordine di carico. Due perché? Perché dobbiamo caricare domani mattina per Bologna, però ancora non so dove. Ordini arrivati, allora due prese, una distante all'altra di 15 km, 17 km, zona Saran, per una consegna unica, quindi buono. Venerdì in tarda mattinata dovremmo consegnare il tutto. Oggi non riesco a tornare a Saran, arriverò lì a 60-70 km di distanza secondo me, perché mi sono rimaste un paio d'ore circa. Se faccio le 10 ore e oggi le sfrutto perché mi servono e sono ancora ad Angers, quindi niente, sfrutto quello che ho, arrivo dove posso arrivare e così oggi e domani facciamo 10 ore, cerchiamo di avvicinarci il più possibile a venerdì nei pressi di Bologna. Dopo essere ripartito dalla seconda pausa, avevo ancora un paio d'ore e sono arrivato a circa 60 km dal cliente, più o meno. L'appuntamento è alle 8, dalle 8 alle 9, la nostra finestra oraria di carico, però prima dovrò andare a pulire il semimarchio dietro perché comunque carico roba medicinale e devo dargli una bella spazzata. Dopo quest'ultimo compito ritornerò in cabina, credo che oggi non cucinerò niente fuori perché il tempo non è a favore. Vedo se andarmi a mangiare qualcosa qui alla di servizio oppure qualcosa di fresco che ho qui in cabina, di verdure, che alla fine tanta fame non ho, sempre quel discorso dello stomaco ancora un pochino girato. Vedo cosa fare, chiuderò le tende e poi riposo, che domani sveglia per le 6. Per le 6 va bene, ci alziamo tranquillamente, alle 7 partiamo. Arrivato dal primo cliente, ci andiamo a registrare. Questa è la prima mappa che mi hanno dato. Sono qua, mi hanno dato un'altra mappa per fare un altro giro. Alla terza troviamo il tesoro, dai. Azienda veramente bella, 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 immersa nel verde. Poi non è un'unica azienda, ma è un insieme di aziende che fanno gli stessi prodotti e, da quello che ho capito, è un comprensorio. Infatti c'è la guardiola all'entrata e all'interno, al primo incrocio, c'è fissa una guardia con un pastore tedesco con la museruola. Ti mette un po' soggezione. Non so a che serve, perché non mi sembra, perlomeno il reparto che ho fatto io non sembra roba di valore, però a quanto pare ci sia, c'è qualche motivo perché c'è tutto questa sorveglianza, ecco. Ora, scarsi 20 km, siamo anche alla seconda a caricare una pedana. Comunque, ho fatto anche il secondo, ho piombato e adesso facciamo strada verso Uzzano dell'Emilia, a Bologna. Abbiamo il gilet, non ci serve più. Devo dire che comunque anche questo complesso di aziende, sono tre strutture dentro una nuova zona industriale, è spettacolare. Ci sono passato avanti tantissime volte, non sapendo che qui dentro ci fosse questa zona industriale, perché ci vai solo se appunto di andare in uno di questi tre stabili. Oggi c'è stata l'occasione, bellissimo. Si vede che è nuova, che è di recente costruzione, poi tutto in armonia col verde, col parco, c'è un piccolo hotel, credo affittacamere più che hotel, un piccolo punto ristoro e queste tre grosse strutture dove poi gestiscono la logistica di altre aziende. Però veramente bello. Oggi ho scoperto questi due nuovi posti che passo spesso in questo a Saran, in questa città, però non ci sono mai andato.
Ora però mi faccio la mezz'ora di pausa. Sono le 12 e niente, con questo bel panorama davanti. Sono già ad Aosta, quindi entrato in Italia. Adesso mi sono rimasti 27 minuti delle 10 ore, quindi cerchiamo di trovare un posto adatto per fermarsi e fare la pausa stasera. Eccomi qua. Parcheggio enorme, non c'è nessuno, solo io. Sto facendo luce con i fari e mi sto preparando un bel piatto di pasta con i pomodorini, così finiamo la giornata in relax. Possibile che abbia sentito dei lupi ululare? Mi devo sbrigare perché come se mangiano a me, altro che pasta con i pomodorini. Ci fanno la scarpetta poi. Ciao! Che macchina, bellissima, ogni volta che la vedo innamorato. Comunque sono qui a Piacenza a fare rifornimento. Ripartito dalla Trebbia, ho ancora 1 ora e 40 di strada, però ovviamente non riuscirò ad arrivare lì al cliente, quindi farò la mezz'ora di mezzo, caffè così, colazione di mezza mattinata e poi andiamo a scaricare. Tutti i specchi e i vetri laterali del camion perché fanno pena. Finalmente si vede qualcosa da questi specchi dopo 4 giorni di pioggia, anzi 5, 4, 5, vabbè. Solo acqua in questa settimana, un po' di sole, speriamo che rimane. Sono in attesa di una risposta, ma credo che non sia questo il magazzino esatto perché cioè, forse c'entra malapena una motrice, quindi probabilmente a scaricare credo sia impossibile. E infatti, come avevo previsto, perché questo è diciamo, il scarico merci, ma qui con il camion non riesce ad andarci. Questa è la larghezza, muro, quindi anche se sarei entrato in romascia non sarei riuscito comunque a entrare. E infatti è un altro magazzino, questo per i furgoni, i motrici, comunque merce di piccole dimensioni. Ora dobbiamo fare tutto retromarcia, attraversare la strada di retromarcia, entrare con il culo nel parcheggio dei dipendenti e poi riuscire davanti. Questo è l'unico modo per uscire. Vedi, questi manco aspettano, vedono un camion con 4 frecce a fa manovra, si infilano. Ho trovato un ragazzo che ha fermato le macchine, mi ha guardato bene dietro fortunatamente e dai, con un secondo sono uscito, per fortuna. Ora andiamo qua a 1 chilometro di distanza al deposito, quello reale. Il secondo indirizzo era quello giusto, scaricato al volo, ora mi porto a fare il ritiro a Piacenza. Come previsto, alle 2 sono qui dentro. In pratica, entro al cancello, la ribalta ce l'ho lì, faccio un esempio. Però devo fare tutto il giro dello stabile perché è contromano, ma ce l'ho lì. Siccome stavo davanti alla guardiola, all'entrata, niente. Non lo posso fare, forse tutto il giro. Che pagliacciate a volte. Certe pagliacciate ci stanno. Vabbè.
2 ore per carica. Ancora non ho finito. Anche questa fatta, ultima mezz'ora disponibile. E arriviamo a Modena. Alla di servizio a Modena, ci fermiamo e domani mattina partiamo presto presto. La giornata finisce qui a Modena oggi. Un attimo, dai, una sciacquata la faccia e alle mani. E mi vado anche a preparare qualcosa da mettere sotto i denti. Mangio un po' presto oggi, anche perché alle 3 si può ripartire e noi ripartiamo. Detto questo, ragazzi, che dire, cosa aggiungere? Domani sarà solo discesa come il video precedente, quindi inutile che lo riprendo, c'è poco da vedere. Sarà pure buio, quindi anche meno gradevole il video. Io quindi la finirei qui. Se vi è piaciuto anche questo video, lasciate un like, fatemi sapere qualcosa, un vostro parere nei commenti. Io da Modena vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!